Siamo davanti al box dell'iniziativa che è stata adottata dalle scorse settimane per ciò che concerne la raccolta firme che riguarda alcuni aspetti fondamentali della nostra città e del nostro territorio. È stata attivata da alcuni tifosi della Ternana. Siamo con tre tifosi rossoverdi che si occupano appunto di questa raccolta firme. A che punto siamo? Siamo a buon punto, diciamo che stiamo facendo veramente dei miracoli e ancora molta gente è titubante su quanto riguarda dare il documento. Questa è un'iniziativa prima di tutto apolitica, questo per bene di Terni e dei Ternani. Noi ci teniamo a questo progetto perché questo progetto porta diversi posti di lavoro, porta Terni a quello che era e che non lo è più. Noi ci teniamo tutto il nostro tempo. Cerchiamo gente che ci dà una mano, purtroppo è difficile trovarla, ma non fa niente. Noi siamo qui per raggiungere il numero, per andare a Dama, per aiutare le Bandecchi che ha dato così tanto a Terni. Bisogna che riceva anche qualcosa, perché è normale, lui è un imprenditore, è giusto che sia così. E poi per la collettività creerebbe posti di lavoro, bei posti di lavoro. E ti ho detto, Terni sta passando un momento, poi dopo il Covid, una tristezza impossibile. La gente si deve convincere di firmare, è una cosa politica, sicuramente politica. Si mette sulla testa questo e si fa bene, per Terni e per i Ternani. Ok, intanto c'è anche Marcello Viali. Marcello, posso chiederle, buongiorno. Ricordiamo un po' i temi che riguardano questa raccolta firme. Dunque, ha detto bene prima Augusto, perché questa è bene precisare, prima dei temi, che questa è una raccolta in cui nessun politico deve mettere il cappello, ma è una raccolta fatta dai Ternani per Terni, per un riequilibrio della sanità pubblica e privata in Umbria. Infatti noi abbiamo messo come primo punto della raccolta firme l'ospedale di Terni, una riqualificazione dell'ospedale di Terni. Poi c'è il discorso della clinica che ha chiesto Bandecchi, perché è inutile, noi non gliela facciamo più a emigrare in tutto il mondo per operarci, in tutta l'Italia centrale, e perché a Terni non abbiamo una clinica, mentre Perugia ne ha quattro e una ne ha Foligno, e a Terni zero. Noi siamo stufi, vogliamo cambiare questo trend e chiediamo l'appoggio di tutta la cittadinanza. Non a caso questa raccolta di firme è la più importante dal dopoguerra in poi di questa città, perché ha già raggiunto un numero assolutamente importante di firme, ma è assolutamente la prima volta che a Terni si raggiunge questo numero di firme. Per cui vi invitiamo per il bene della città a firmare, per quello che ho detto e perché soprattutto, ragazzi, noi non possiamo perdere questo treno, perché un numero così importante di posti di lavoro Terni ne ha proprio bisogno, i nostri figli ce lo chiedono. A tal proposito le chiedo, a quante migliaia di firme siamo arrivati, siete arrivati, e l'obiettivo che volete raggiungere? Esatto, allora noi a questo punto siamo oltre i 15.000 firme, l'obiettivo è di arrivare all'incirca alle 20.000, in modo tale che 20.000 rappresenta un dato molto molto importante, perché siamo anche in Covid e quindi questo dimostra che la gente vuole questo progetto. E noi vogliamo raggiungere questo obiettivo, perché è importante per Terni la città, perché questo porta dei posti di lavoro e Terni purtroppo non ha più niente. Dobbiamo trovare la forza di trovare questo obiettivo. Vogliamo che la gente firmi, perché è questo l'obiettivo che cerchiamo noi. Non c'è politica, è solamente un fatto per la città. Noi vogliamo bene a Terni e dobbiamo rinascere come città. L'ultimissima cosa, una volta raggiunta quota 20.000 firme, poi verranno consegnate in regione insieme al progetto, e non so se adesso anche noi decideremo se una delegazione andrà su con tutte le firme. Penso che questo sia una cosa molto molto importante, portare su questo pacchetto, che dovrebbe darci, spero, la speranza di poter andare avanti con questo progetto.